Bentrovati, questa sera parliamo di un prodotto agroalimentare tradizionale, un prodotto che ritroviamo molto nel Basso Lazio, soprattutto in provincia di Frosinone, in provincia di Latina. Parliamo della carne di bufala e l'allevamento bufalino soprattutto è tipico proprio delle zone lacustri a ridosso del Parco Nazionale del Circeo. E allora, per parlare meglio di questo prodotto, in studio abbiamo Antonio Maria Conte, lo chef del ristorante Antico Mulino, benvenuto. Buonasera a tutti. E qui invece alla mia destra abbiamo Fabrizio Avagliano, in questo caso titolare appunto del ristorante Antico Mulino, ma anche in doppia veste, Fabrizio, perché tu tra l'altro sei anche un produttore di carne di bufala, ma non solo. Buonasera a tutti. Allora, partiamo subito nel presentare la ricetta, questa ricetta che veramente parla di territorio, ovviamente la protagonista è la carne di bufala. Cosa presentiamo questa sera, Antonio? Questa sera presentiamo dei cappellacci ripieni di carne di bufala con burro e salvia. Allora, partiamo dagli ingredienti, così facciamo capire anche a casa un po' il procedimento. Che ingredienti utilizziamo? Sì, allora come ingredienti abbiamo il reale di bufala, poi abbiamo del burro di bufala e una farina semi integrale, grani antichi. E E poi ovviamente la la salvia salvia che non può mancare. sì. Allora, Antonio, ci fai vedere qualche cappellaccio? Ovviamente per motivi Subito. anche insomma di tempo ne hai Sì, portati già alcuni pronti, però capiamo anche come fare questa pasta che assolutamente. Allora, realizzate abbiamo voi. già i nostri dischi di pasta pronti per essere chiusi. Andiamo a bagnare con un po' d'acqua la nostra pasta in modo da facilitarci l'esecuzione. In questo modo. Ecco, questa pallina, Antonio, Sì, che cos'è? prendiamo il nostro ripieno e andiamo a inserirlo dentro. Allora, questo è uno stracotto di reale che andrà a essere il cuore del nostro cappellaccio. Quindi prendiamo la nostra pasta e andiamo prima a chiuderla mezzaluna, in questo modo qui. Ok. Essendo sicuri che fuoriesca tutta l'aria dal nostro cappellaccio. Una volta fatta fuoriuscire tutta l'aria, andiamo a dare forma alla nostra pasta in questo modo e a creare il nostro cappellaccio. Eccolo qui. Quindi viene una sorta di cappello, chiamiamolo così, piccolino, Sì, ben sigillato ovviamente. esattamente. Allora, adesso i cappellacci, poi come il procedimento della ricetta qual è? Adesso andremo a cuocere la nostra pasta in acqua bollente salata e poi a parte faremo una piccola emulsione con burro, acqua di cottura della pasta e salvia in modo da andare a profumare il nostro burro di bufala. E allora, mentre tu inizi la lavorazione, Sì. io quindi ti lascio a te la cucina, insomma, invece parlo con Fabrizio di questo ristorante, Antico Mulino. Come nasce l'idea di realizzare un ristorante che tra l'altro tratta proprio di bufala? La protagonista, insomma, indiscussa del vostro menù è la carne di bufala in un posto di mare, però. In realtà più che un'idea è stato proprio perseguire un sogno. L'Antico Mulino è un sogno, prende il nome ed è un sogno dei miei genitori, Anna e Marcello. Quindi da Anna e Marcello nasce questa attività che immagino insomma portate avanti anche adesso a conduzione familiare. Sì, c'è mamma con noi, purtroppo papà non più, e siamo tre fratelli. Ma la storia proprio dell'Antico Mulino qual è, Fabrizio? Ce la racconti? Praticamente un sogno dei miei genitori perché? Perché loro erano patiti e molto appassionati alla ricerca dei prodotti del territorio. Nei primi fine anni 80, primi anni 90, aprirono un punto vendita, una piccola alimentari, dove iniziarono a cercare questi prodotti e rivendevano questi prodotti. E nasceva così da una serata a cena. L'ideale sarebbe che mamma trasforma questi prodotti e li facciamo assaggiare ai clienti, quindi un piccolo ristorantino, ma era una battuta di una cena insieme buttata lì. E invece queste parole poi sono rindondate nella nostra testa fino a che siamo riusciti oggi, grazie a Dio, dopo 8 anni dell'Antico Mulino,
a creare proprio questo incontro tra il cliente e il nostro territorio. Quindi nasce proprio sull'ideologia di scoprire i prodotti del territorio e trasformarli in ricette semplici. Che sono tanti i prodotti che voi realizzate, no Fabrizio? Sì. Ecco, ad esempio, cosa producete nella vostra azienda? Noi prima di tutto carne di bufala, con il latte facciamo i derivati, quindi un po' di formaggi, lo abbiamo messo anche nei dolci, diciamo che a 360 gradi spaziamo col prodotto bufala e anche i suoi derivati. Avendo questa idea, questo credo, abbiamo incontrato tanti amici produttori del territorio e sono nati dei bei connubi, dei bei matrimoni. Dei bei matrimoni, anche perché prodotto. Poi appunto più tardi faremo vedere anche una bella ricetta veramente nel quale ci sono sinergie tra tanti produttori. Intanto qui vediamo Antonio ancora all'opera, insomma, con la pasta, sì. Una grande manualità. Ecco, ad esempio Fabrizio, in questo qui che tipologia di carne, che pezzo di carne avete utilizzato? Il reale di bufala, che in genere è conosciuto come un pezzo povero. Una volta andavano rivalutati questi pezzi che hanno cotture lunghe, intanto è vero che, come ha detto Antonio prima, viene fatto uno stracotto di bufala, una cottura molto lunga e devo dire molto 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 saporito come pezzo di carne. Senti, quali sono le altre ricette che voi proponete al ristorante? Beh, c'è il cecaprete al ragù di bufala, che è il cavallo di battaglia, lo spezzatino di bufala, se si pensa alla bufala. E poi ci sono tante altre cose molto sfiziose, perché abbiamo iniziato un po'... Ecco, la cosa bella è stata che tutto è partito da mia madre, quindi ricette molto semplici, e poi ad arrivare ad oggi ad avvalersi di persone come Antonio, che hanno sposato questo progetto, e quindi c'è qualche tecnica un po' più innovativa di uno chef giovane, contemporaneo. Quindi diciamo, abbiamo rivisitato lo straccetto di bufala avvolto ad una canna di bambù, abbiamo fatto tante belle cose da scoprire. E allora, visto che intanto Antonio continua qui a preparare la nostra ricetta, a questo punto parliamo di bufale e siamo andati proprio all'interno di una bellissima realtà che si trova a San Felice Circeo. Buongiorno, ci troviamo all'interno del Parco Nazionale del Circeo, nell'azienda agricola Marcellino, una piccola azienda a conduzione familiare, dove negli anni 90 mia madre e mio padre intrapresero questo piccolo allevamento di capi bufalini, estremamente soltanto per la produzione di latte. Negli anni seguenti, purtroppo, con una prematura scomparsa di nostro padre, abbiamo deciso di portare avanti quello che era il suo progetto, quindi creare un piccolo allevamento di nicchia dove sia la carne di bufala che il latte dovevano essere delle basi fondamentali che oggi ritroviamo nei nostri piatti all'interno del nostro ristorante Antico Mulino. La mia giornata inizia al mattino, dove come prima cosa c'è il controllo di tutta la mandria del capo bestiame, sia bufalino che bovino, perché in azienda, oltre ad avere dei capi bufalini, da qualche anno abbiamo inserito un'altra razza molto tipica della nostra nazione, che è la fassona piemontese. Siamo uno dei pochi allevamenti del Basso Lazio che ha un allevamento in purezza e gli abbiamo dedicato un progetto. Questo progetto si chiama La nostra piemontese al Circeo, cioè portare quella che è la razza piemontese autoctona di un'altra regione qui alle spalle del Monte Circeo e creare un prodotto di nicchia. Qual è il nostro intento? È quello di farlo consumare ai nostri clienti finali nel nostro punto ristorante. Ovviamente il nostro punto cardine è la bufala, soprattutto come latte e come carne. Come carne perché? Perché è una carne molto ricca di ferro, bassa di colesterolo, e poi noi facciamo un'accurata e attenta selezione dell'animale, cioè, ovvero, macelliamo soltanto animali di una certa età, lasciamo degli accrescimenti naturali, non usiamo nessun fitofarmaco, e il nostro obiettivo è quello di portare al consumatore finale un prodotto genuino, un prodotto tipico del territorio e ovviamente un prodotto che si trova all'interno del nostro Parco Nazionale del Circeo. I nostri animali mangiano sostanzialmente foraggio, quindi paglia e fieno. E in determinati periodi dell'anno noi inseriamo degli insilati di mais. Anche qui nell'alimentazione c'è un'accurata selezione delle materie prime. Giornalmente vengono distribuite tutte le dosi ad ogni capo, nel senso che variano da mesi e mesi in base anche al loro ciclo di produttività. La cosa fondamentale è che la bufala, rispetto a tanti altri animali, non è un animale che richiede
un'alimentazione particolare, un'alimentazione forzata, un'alimentazione spinta, perché è un animale che viene dalla palude, quindi si adatta anche a tutto quello che trova. Noi con la bufala diciamo che ci sviluppiamo a 360 gradi, dalla mozzarella al formaggio, piccole produzioni, ma da qualche anno, da quando abbiamo aperto anche il nostro piccolo punto ristorante, ci siamo dedicati anche alla produzione di insaccati e salumi, quali bresaola, salamella, coppietta, speck. Ovviamente sono tutte piccole produzioni seguite personalmente da me all'interno del mio laboratorio, e stiamo crescendo piano piano perché era un prodotto che prima non si conosceva, attualmente sta prendendo molto piede. Nella nostra azienda abbiamo inserito anche una piccola corte, quali Pony e Asinello, nella fattispecie Filippo e Marcellino, per far divertire anche quelli che sono i più piccoli, i bambini. Quindi vi aspettiamo qui in azienda con le nostre mascotte, Filippo e Marcellino. E allora torniamo in studio. Antonio, ci siamo con la cottura dei cappellacci? Sì, siamo pronti con i nostri cappellacci, andiamo a scolarli e a ripassarli nella nostra padella con un'emulsione di burro e salve che abbiamo precedentemente creato. Eccoli qui. Recuperando un po' di acqua di cottura che ci aiuterà con un po' di amido a emulsionare la nostra salsa. E a fare quella bella cremina che poi avvolge la pasta. La nostra tanto amata cremina, sì. Eccola qui. Allora, il tempo che tu termini di mantecare i cappellacci, e ovviamente ci vediamo tra un brevissimo proprio per impiattare. Intanto Fabrizio, allora parliamo dei prodotti, insomma abbiamo visto anche la vostra bellissima realtà insieme a tuo fratello Alessandro. Sì. Tanti prodotti che realizzate, ed in particolar modo abbiamo detto salumi, ma anche il ragù in bottiglia. Sì, il ragù è stata un po' un'innovazione dell'ultimo periodo e soprattutto è stato un reinventarsi, perché sappiamo tutti quello che è successo ultimamente a livello nazionale con questa pandemia, e quindi la ristorazione di per sé soffre ancora oggi tantissimo, e quindi abbiamo pensato: perché non creare lo stesso prodotto, lo stesso sapore, e farlo riproporre a casa della gente? Quindi oggi nasce il ragù in barattolo, proprio per questo, per far sì che, per assaggiare lo stesso cecaprete che mangi all'antico mulino, puoi riproporlo a casa da sola. Quindi praticamente tutte le persone possono anche acquistare i vostri prodotti e rifare, insomma, in qualche modo, non dico proprio tutte le ricette che voi proponete al ristorante, non ma tutto. Insomma, almeno, giustamente, anche perché invitiamo poi ad andare al ristorante Antico Mulino, ma in qualche modo possiamo mangiare dell'ottima bufala. Sì. Allora, ci siamo, Antonio? Ci siamo, sì. Ok. Possiamo procedere all'impiattamento? Impiattiamo. Impiattiamo. Con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a impiattare i nostri cappellacci. Ovviamente le paste ripiene hanno bisogno di essere esaltate appunto nel ripieno, quindi il condimento deve essere molto lieve. Eccoci qui. Ecco i nostri cappellacci. Andiamo a nappare con un po' di burro alla salvia, in questo modo. Che meraviglia! E poi alla fine una bella fogliolina di salvia fresca, in questo modo. Eccolo qua. Ed eccolo qui, lo prendo anche io, facciamo così, eccolo. Mamma mia, che bello! E questi sono i cappellacci del mulino con ripieno di stracotto di bufala, mantecati con salvia e burro di bufala, proposti dal ristorante Antico Mulino. Allora, noi ci vediamo tra un po' per la seconda ricetta, Fabrizio, così, nella quale veramente parleremo anche di tante belle sinergie insieme agli altri produttori. E adesso è il momento della nostra rubrica con tanti consigli per gli amanti della buona tavola. Cari amiche, quante volte avete preparato gustose pietanze e vi siete chieste che piatto utilizzo? E allora, insieme alla nostra Giorgia, questa sera vi presentiamo le diverse tipologie di piatti. Ben trovata, Giorgia. Ciao Adele. Allora, qui abbiamo dei meravigliosi piatti. Di che cosa parliamo? Allora, secondo la lunga tradizione culinaria italiana, siamo abituati a distinguere quattro tipologie di piatti, quattro formati. Abbiamo, per esempio, partendo dal piatto piano,
che va dai 28 ai 30 cm di diametro circa, utilizzato appunto per i secondi piatti. Poi abbiamo i piatti fondi che vanno dai 24 ai 26 cm di diametro, utilizzati appunto per i primi piatti. Il piatto frutta o dolce che va dai 16 ai 18 cm di diametro, e il piatto pane, il più piccolino, okay, quello che va dai 12 ai 14 cm di diametro. Senti, immagino che siano tutti piatti di materiali differenti anche. Sì, sicuramente. In commercio siamo abituati a distinguere generalmente quattro tipi di materiali per la realizzazione di piatti. Abbiamo quello più diffuso, che è il piatto in ceramica. Ok, quello alle tue spalle, sì. Sì. Il piatto in ceramica è abbastanza economico e quindi è adatto all'utilizzo quotidiano. E non raggiunge una grande brillantezza, un bel bianco, per quello abbiamo infatti i piatti in porcellana. E i piatti in porcellana hanno sostituito quasi in tutto e per tutto i piatti in ceramica nel mondo della ristorazione, nel mondo della cucina in generale, anche perché sono più duri e resistono di più all'invecchiamento. Ah, ok, quindi sono più bianchi rispetto alla ceramica, ovviamente più resistenti. Esatto. Poi Giorgia? Poi parliamo dei piatti in gres, che possono essere utilizzati sia come sottopiatti decorativi che come contenitori diretti per il cibo, perché sono smaltati. Belli. Come veramente anche la porcellana e la ceramica. E si presentano colori un po' più cupi e sono un po' più pesanti. E poi abbiamo i piatti in vetro, che si presentano in colori molto vivaci. Il vetro utilizzato oggi è un vetro diverso da quello utilizzato molti anni fa, andava molto di moda negli anni 70-80, e il vetro utilizzato oggi è il vetro temperato, detto anche Pyrex, che è capace di resistere alle alte temperature, può essere adatto alla cottura in forno, infatti. Quindi immagino che però sia un po' più delicato rispetto al gres. Sicuramente. Sicuramente. Mi è capitato qualcuno e l'hai fatto rompere. Senti Giorgia, una domanda fondamentale per tutte noi donne: possono essere messi in lavastoviglie? Sicuramente. Bene, allora di questo noi siamo contente. Allora ti ringrazio e ci vediamo la prossima settimana per altri utili consigli. E allora adesso è il momento di presentarvi un altro prodotto tipico dell'Agro Pontino. Li vedo già in postazione, sono venuti a trovarci Sergio e Antonella della dispensa di Nannarella. E allora eccoci qua, mamma mia che belli. Buonasera, che siete. Adele. Buonasera, benvenuti. Grazie. Allora io intanto continuo a prendermi il mio caffè, e intanto certo. Però iniziamo subito da te Antonella, parliamo di questa azienda. Voi siete nel cuore dell'Agro Pontino, precisamente sì, anche a Pontinia. Ma sì, come nasce l'idea di realizzare la dispensa di Nannarella? Ma guarda, quasi per caso, abbiamo un anno, abbiamo fatto un orto io e lui insieme, e sono venuti talmente tanti pomodori, forse non so, il terreno non sfruttato, la fortuna del principiante, non ho idea, che non sapevamo che farci, e allora abbiamo fatto questi sughi pronti per noi per casa. Diciamo che abbiamo unito la sua passione per la cucina con la mia idea di dispensa. Anche perché insomma avete avviato e coronato questo sogno insomma sulla soglia della pensione, Sergio. Eh sì, ormai in pensione. In tarda età. Già nonni quasi in pensione.
invece di riposarci abbiamo pensato bene di rimanere in attività e creare questa ditta che, in cui ci divertiamo tutti i giorni a sperimentare, a trovare nuove ricette, nuove cose. Ma in realtà nel vostro lavoro veramente mettete tanta passione e soprattutto attenzione alle materie prime, alla qualità dei prodotti, sì, in quello che realizzate. Sì. Ecco, Antonella, quali sono i prodotti? Noi qui, tu oggi avete portato tantissime, sì, abbiamo iniziato... barattoline, ecco, quali sono i prodotti però vostri che producete? Noi abbiamo iniziato, come ti dicevo, dai sughi pronti. E sono sughi di diverse tipologie che possono servire per condire una pasta o anche per come utilizzo di una base per tutte le altre pietanze, di secondi e via dicendo. Poi dai sughi siamo passati anche a sperimentare delle creme, sempre vegetali, con una crema di broccoletti, di peperoni, broccolo siciliano e anche qualche marmellatina, e qualche tipologia di frutta che riesco a trovare nella zona. E diciamo che le marmellatine sono una mia passione, perché mi ricordo che le facevamo insieme a mia nonna quando ero piccola, quindi è un qualcosa che mi riporto da tanti anni dentro. Beh, anche perché, sì, ecco, ritorno un attimo sui sughetti, perché tu l'hai detto così, ma in realtà ne fate veramente tanti. Ecco, io leggo cipolle e basilico, sì, con le zucchine all'arrabbiata, insomma veramente ci si può divertire in tanti modi, sì, in cucina. Diciamo che l'idea nasce da preparare un qualche cosa di buono che ricorda un po' i sapori di una volta e in pochissimo tempo, pensando alle persone che non hanno tanto tempo da spendere in cucina, basta aprire un barattolino e in 5 minuti possiamo anche fare una pizzaiola, cuocere delle uova, e avendo tutto già nel sughetto. Tutto già nel sughetto, lo dice con tanto amore proprio, però lì vedo anche la zuppa, Sergio. Sì, sì. Questa qui è una zuppa di ceci, che ci è venuta poi fantasia anche di fare una cosa diversa, perché innanzitutto l'azienda che ci fornisce i ceci l'abbiamo conosciuta a Mangiare con Gusto a Terracina. Allora, spieghiamo, noi eravamo espositori noi, e questa azienda che si chiama Secondo Natura esponeva anche in un altro angolo dell'evento. Allora lo spieghiamo, ecco, a degli spettatori, perché ovviamente Mangiare con Gusto è anche un evento e quindi insomma in questo periodo purtroppo non si possono fare, ma tornerà ad essere anche, certo, quello. Però ecco, è bello insomma anche le sinergie, quindi ceci comunque del territorio. Sì, questi qui vengono precisamente da Arnara, da Frosinone. Ok, come possiamo ad esempio fare questa zuppa in maniera semplice? Questo è semplicissimo, basta aprire il barattolo e poi mettere il contenuto in un pentolino. Ah, vedi? Che è già tutto. Ecco qui, aiutiamoci ovviamente con un cucchiaio. C'è già tutto, olio, rosmarino, tutto ciò che serve per rendere... E anche i nostri sughetti, E anche i nostri sughetti. Quindi praticamente prendendo quel barattolo è proprio una zuppa a tutti gli effetti, sì. Insomma, quando anche a casa magari non abbiamo voglia di cucinare oppure abbiamo pochissimo tempo, possiamo comunque fare delle ricette semplici, veloci, con prodotti del territorio. Antonella, intanto sì. Sergio, tu continua a realizzare questa zuppa che poi accompagneremo ovviamente con un crostino di pane. Sì. Invece tu, Antonella, cosa ci consigli in cucina? Ma abbiamo queste creme dove possiamo realizzare con delle bruschette, degli antipastini o degli aperitivi. Ad esempio con questa crema di broccoletti che vado a mettere. Ah, quindi spalmi la sul crema. Sul pane che abbiamo già bruscato per questioni di tempo. Vado a mettere un po' di questa bruschetta che praticamente viene fatta con una vecchia ricetta, la classica ricetta dei broccoletti alla sezzese. L'unica differenza è che invece di mangiare il broccoletto a pezzetti, noi l'abbiamo passato, ma la ricetta è quella originale di Sezze. Quindi veramente portate le persone in un viaggio nell'agropuntino, sì, perché utilizzate, sì, diciamo, prodotti. Ci proviamo. Allora, come la condiamo? E poi questa la possiamo mangiare sia così, perché è bella
saporita come gusto, ma possiamo anche metterci sopra anche una fettina di guanciale che abbiamo già abbrustolito, oppure dare il via anche a altre fantasie, nostre fantasie, come un po' di salsiccia sbriciolata, in tanti modi. Però vedo anche la crema di peperoni che poi possiamo utilizzare la crema di peperoni, questa è anche sfiziosa per un aperitivo. Possiamo metterci sopra ad esempio del tonno, vedi, eccolo qui, del tonno, un po' di prezzemolo che Sergio sta tagliando finemente. No, troppo finemente. Mi ha detto Adele, io non sono uno chef, no, sei un produttore, lo chef l'abbiamo dopo, quindi siamo chef per hobby. Chef per hobby, ma giustamente stiamo facendo capire a casa come utilizzare i prodotti, insomma, nel miglior modo, veramente con ricette semplici. Certo. Allora, il prezzemolo tritato e anche la buccia di un limone edibile. Ah, eccola qui, vedete? E insomma, quindi abbiamo fatto una bruschetta accompagnata con la crema di peperoni, il tonno e un po' di prezzemolo e scorza di limone. Poi naturalmente ci si possono mettere dei gamberetti sopra. A fantasia possiamo unire quello che più ci piace. Allora Sergio, invece te la zuppa come va? Benissimo, è pronta. La mettiamo dentro la nostra ciotolina? Come avete visto, veramente due minuti di cottura, insomma, per riscaldare la zuppa. Sì, il tempo di scaldare ed impiattare. Ed eccola lì. Senti Sergio, ma la materie prime di qualità, veramente, voi insomma andate alla ricerca di tanti piccolissimi produttori per poi utilizzarli nelle vostre ricette? Noi cerchiamo di trovare le materie prime più buone, soprattutto, l'abbiamo trovate nel nostro territorio, perché poi è facile trovarle nel solo nostro territorio. Usiamo l'olio extravergine di Sonnino, andiamo a Fondi a prendere i pomodori, perché abbiamo trovato una cooperativa che già conoscevamo, che lavora questi pomodori, soprattutto sulla zona Fondi Sperlonga, quindi su terreni salmastri che danno un grado Brix elevato al pomodoro e una sapidità notevole. E quindi ci dà una qualità poi nel sugo che è eccezionale. E così la stessa cosa, insomma, per la frutta che utilizzate per le confetture, sì, così come tutta la verdura. Cioè noi andiamo a comprare la frutta, se ci piace facciamo la marmellata, altrimenti niente. Perché quindi, se non ci piace, non mettiamo prodotti in giro che non sono di nostro gradimento. Quindi possiamo dire prodotti di qualità, di eccellenza italiana, made in Lazio e soprattutto stagionali. Per chiudere, dove possiamo anche acquistarli questi prodotti? Noi abbiamo un sito www.nannarella.it dove facciamo un e-commerce, una vendita online per tutti i nostri prodotti. Allora io intanto vi ringrazio, siete stati veramente carinissimi a venirci anche a trovare nella cucina di Mangiare con Gusto e speriamo di tornare a fare tanti eventi insieme. Ci mancano, ma torneremo. E allora adesso è il momento di una piccolissima pausa e torniamo in studio per una nuova ricetta. Continuiamo a parlare di territorio con un'altra ricetta. Allora Antonio, cosa ci proponi adesso? Sì, proponiamo un antipasto freddo a base di carne di bufala sempre. Abbiamo la nostra rosa di bufala, finocchio e zafferano del Circeo. Quindi praticamente lo zafferano viene messo nell'acqua calda, si crea un'emulsione unitamente insieme ad un filo d'olio. Sì. Ok. Olio orsini, 100% oliva italiana.
Quindi olio Orsini, ovviamente rimaniamo nella zona di Priverno più o meno, quindi insomma siamo sempre insomma, nella sì. provincia di Latina. Allora Antonio, io ti lascio lavorare, intanto vado da Fabrizio e finalmente scopriamo un po' i segreti della carne di bufala, perché è così buona e soprattutto perché è esplosa negli ultimi anni la carne di bufala, Fabrizio? Soprattutto negli ultimi anni abbiamo letto già su più di qualche rivista il fatto che la bufala contiene basso colesterolo, quindi ha impatto quasi zero, dicono, di colesterolo, quindi fa meno male di una carne rossa. E in più, al contrario, ha un alto contenuto di ferro, quindi consigliata nelle diete anemiche. E la bufala viene, oggi è stata scoperta a 360 gradi, quindi inizialmente è esplosa per la mozzarella, ma poi sono arrivate anche le caratteristiche della carne. Noi siamo tra i pochi che ci abbiamo creduto così tanto, anche se più persone, più produttori oggi cominciano piano piano a credere a quello che può dare la bufala, e l'abbiamo un po' rivista e prodotta sotto tante forme. Ecco, hai detto appunto vista e anche rivista, perché questa è la rosa di bufala, è, diciamo, è simile alla bresaola più o meno? Bravissima, la concezione è un po' quella, anche se già il pezzo è diverso, quindi della bresaola, e è un semi stagionato, quindi non supera i 30 giorni di frollatura, ed viene riproposta nel piatto a mo' di carpaccio, quindi aromatizzata intorno con delle spezie naturali, e viene riproposta nel piatto a mo' di carpaccio, con, diciamo, un piatto freddo, come ha detto Antonio prima, un antipasto, diciamo che è una rivisitazione, possiamo dire così, scherzando, quindi, diciamo, sui giochi della bresaola. Quindi, però è un semi-stagionato questo, Fabrizio? Semi-stagionato, esatto, semi-stagionato. Non supera i 30 giorni di stagionatura. Ok, senti, e quindi possiamo dire che tuo papà all'epoca aveva visto un po' lungo, insomma. Sì, quando abbiamo raccontato dei sogni, dei prodotti del territorio, la prima cosa che ha scoperto è stato questo animale, e lui ci ha creduto talmente tanto da, come abbiamo visto nel servizio, da creare un'azienda agricola, e poi lì è nata tutta la filiera, adesso siamo arrivati alla ristorazione, quindi abbiamo chiuso il cerchio. Diciamo. Avete chiuso il cerchio, è bella poi tra l'altro la sinergia tra produttori, perché questa appunto è una ricetta nella quale è presente anche lo zafferano del Circeo, sì. L'olio di Priverno, insomma, quindi una bella sinergia. Bellissima, una bellissima sinergia con delle persone che credono nel prodotto vero, lo chiamiamo noi, quindi autentico, esprime al massimo il territorio, spaziamo, chiaramente non parliamo solo del Circeo, cioè Priverno, abbiamo altri produttori limitrofi, insomma in zone limitrofi, e sta nascendo veramente una bella collaborazione, una coesione, la speranza è di arrivare a altri progetti più importanti. Piano piano, passo dopo passo. Allora Antonio, ci siamo quasi? Sì, mentre tu parlavi io ho creato la mia emulsione con lo zafferano. Okay. Una volta creata la nostra piccola emulsione con un po' di acqua di zafferano e olio Orsini, andiamo a condire il nostro finocchio, che abbiamo precedentemente tagliato molto sottile, okay. In questo modo. E si sente anche il profumo dello zafferano? Assolutamente sì, si sente un profumo qua in studio che è una cosa incredibile. Andiamo a condire i nostri finocchi e li lasciamo un attimo da parte, li facciamo marinare un po' con lo zafferano in modo tale che si insaporiscano. Nel frattempo andiamo a impiattare. Ok, vai, impiattiamo. Sì. Andiamo a prendere la nostra carne. In questo modo. Che viene adagiata. Che viene adagiata nel piatto, cercando di creare un po' di movimento all'interno del nostro piatto. In questo modo qui. Quindi è un prodotto molto delicato e bisogna avere molta cura nei movimenti. Con l'aiuto di una pinza andiamo a metterla nel piatto. Modo. Poi andiamo a mettere un po' di cuori di scarola nel piatto, in modo tale da creare un po' di croccantezza e movimento sempre. In questo modo. Così. Basta così. Ok.
Poi, e adesso? E adesso alla fine andiamo a mettere i nostri finocchi al centro del nostro piatto, in modo tale da creare un po' di altezza e da dare freschezza al nostro piatto. Allora, mentre tu metti anche appunto, vai, continua, sì. Antonio, ci mancherebbe, vado. Completi il piatto, sì. Una battuta sulla sagra della bufala, perché abbiamo parlato tutta la sera della bufala e tra l'altro, insomma, prima della pandemia a Borgo Montenero si realizzava appunto la sagra della bufala, un trionfo proprio dedicato a questo prodotto così importante dell'Agropontino. Già, verissimo, e tra l'altro la nasce lo stesso giorno in cui nasce l'Antico Mulino, il 20 giugno di ogni anno, fino a poco prima della pandemia, si nasceva proprio la Sagra della Bufala, proprio diciamo che quello che facciamo lo portiamo su strada, quindi facciamo conoscere questo prodotto a 360 gradi, spezziamo la mozzarella al momento, facciamo vedere quanto è lunga la cottura di un ragù, quindi con le pentole facciamo vedere proprio ai nostri ospiti come funziona quello che gira intorno al mondo della bufala. E tra l'altro volevo solo rubarti un secondo, sì? E questo prodotto, compreso quello che avete visto nel piatto, sono da noi possibili, c'è la possibilità di acquistarli direttamente nel nostro ristorante, che l'abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti. Beh, quindi insomma questo è importante, perché poi noi qui a Mangiare con Gusto insomma divulghiamo insieme a produttori e chef la cultura del buon cibo, e quindi lo diciamo, sosteniamo soprattutto i piccoli produttori, le eccellenze italiane, in questo caso le eccellenze del Lazio. Allora, sì. Antonio, ci siamo? Alla fine, prima di servire il nostro piatto, cosa molto importante, andiamo a mettere un po' di emulsione allo zafferano sulla nostra carne e immancabile il nostro olio. Filo di olio d'oliva alla fine. Mamma mia, che bello, bellissimo, questa è un'opera d'arte, ragazzi. Allora prendo il piatto, eccolo qui, e questa è la rosa di bufala accompagnata con di finocchio allo zafferano del Circeo, proposta da Antonio Maria Conte, e ringrazio anche Fabrizio Avagliano dell'Antico Mulino. Allora ringrazio tutti i nostri ospiti e anche Sergio e Antonella della dispensa di Nannarella, e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Un abbraccio.